Ciao a tutti, io sono Roxy ed eccomi tornata con un altro What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. E questa è un'edizione speciale perché volevo condividere con voi che cosa ho mangiucchiato durante queste festività. Dopo il mio famosissimo bicchiere d'acqua, iniziavo la giornata con un bel tè, con un pochino di latte di soia, questa è la mia combinazione preferita, e poi mi pappavo una fetta di questo panettone vegano al cioccolato che mi ha portato la mia amica Cricci Cricci da Roma. Però anche se viene da Roma si chiama Milano Veg. L'avete mai assaggiato questo panettone? Era veramente buonissimo. Poi a metà mattinata mi facevo magari un gelato alla banana e se vi ricordate io prima li facevo sempre con il frullatore, quindi mettevo le banane surgelate nel frullatore e il mio frullatore soffriva un pochino e ci mettevo un pochino. Ma adesso ho comprato questa macchinetta, vi lascio il link nella descrizione, che praticamente voi ci mettete semplicemente la banana intera surgelata dentro e poi premete il pulsantino e vi fa il gelato super cremoso. Amo questa macchinetta. Poi io semplicemente ci aggiungo delle cosine, come per esempio un pochino d'avena, un po' di Nutella vegana, lo so, erano le vacanze, quindi mi sono lasciata andare a queste cosine un po' meno sane, un pochino di cocco e voilà! Per pranzo ho voluto troppo provare queste tofurkey, questi hot dog vegani, sempre perché erano le vacanze di Natale e io ero curiosa e quindi mi facevo degli hot dog con un pochino di pane tostato, poi ci mettevo un pochino di mostarda, ho anche assaggiato questa ranch vegana, molto buona, poi ci mettevo gli hot dog e aggiungevo un pochino di avocado, un po' di pomodori, un po' di cipolla ed erano la perfezione. Merenda mi buttavo sulla frutta, qualcosa di sano c'era, e poi a cena mi sono ossessionata con le Buddha Bowls, questi piatti super colorati in cui si mette del riso o delle patate, dei legumi e poi le verdure di tutti i colori, di modo da creare un piatto super nutriente pieno di vitamine e minerali. E tutto qua, raccontatemi ora nei commenti quello che vi siete pappati voi per le vacanze di Natale. Saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet ed ora in anteprima, solo per voi, la nuova sigla finale.